Buonasera a tutti e benvenuti a Profumo di Sanremo. Allora, altra puntata dedicata alla profumeria vintage, questa volta parliamo di Teneré di Paco Rabanne. Ciao Gianni. Buonasera a tutti, ciao Marcus. Questa sera si parla di anche qui, purtroppo per modo di dire, si parla del parente povero di Paco Rabanne, no? Perché Sì. Teneré purtroppo è uscito sulla falsariga del grandissimo successo di Paco Rabanne, quello Sì, classico, quello certo, quello Verdi, del 73, certo. quello del 73. E purtroppo Teneré, insomma, no, non è stato come logicamente pensavano loro, però per il discorso che abbiamo già fatto altre volte, purtroppo quando ci sono i grandi successi, tutte le aziende speculano un pochettino, vogliono rifare i fatturati e alla fin fine poi si rivelano dei semi insuccessi. Questo Teneré, che ti devo dire, è del 1988, un aromatico Fougère, tra l'altro fatto da un naso che io ho sentito sempre poco, uno che si chiama Guarnier, si chiama Pierre Guarnier. Il secondo invece è Rosendo Matteo che fa profumi ancora adesso ed è un naso già più famoso e insomma che fa profumi di qualità. La piramide aromatico Fougère classico, lavanda, rosmarino, tè verde, limone, bergamotto, apertura sempre solita fresca, poi un pochettino miele, rosa garofano che si usava molto in quei tempi, specialmente il garofano che tanti hanno dimenticato, ma tanti rimpiangono Certo, i vecchi certo. consumatori dei profumi dell'epoca. Artemisia, poi rizoma di iris, dragoncello, cuoio, patchouli, cannella. Insomma, È un un profumo, direi, profumo piuttosto complesso, bravo, floreale, un bello. profumo corposo come andavano all'epoca in cui le piramidi erano ricche. Certo. Erano ricche perché era il momento in cui la profumeria, diciamo, commerciale, stava esplodendo, esplodevano i designer, gli stilisti, tutti questi marchi che cercavano il loro spazio. Poi Paco Rabanne, bene o male, non ha bisogno di presentazioni. Paco Rabanne, penso, no? Certo, Tutti, certo. chi conosce il vintage, ma chi lo ama, ma anche chi non lo ama, bene o male, qualcosa a casa col nonno, col papà, con qualcuno, Paco Rabanne in giro si trova sempre, penso. Certo. È un Ecco, questo profumo con che la in seguito un rappresentazione. po' ha tentato probabilmente di inseguire un po' la moda dell'epoca, il tenere, cioè c'era un po' la moda della moto in quel Sì, periodo. c'era, sì. Probabilmente Era già una roba di marketing, diciamo, via. bravo, Marcus. All'epoca, non essendoci internet, logicamente si sognava molto di più e penso che era una cosa che stimolava molto di più la nostra fantasia. Che non questo che adesso che tu schiacci il bottone, ti trovi in Australia quando una volta non sapevi neanche l'Australia dov'era, tutto qua. Sì, è vero, è vero. Perciò doveva evocare un pochettino sia l'atmosfera del deserto, di queste tende piantate, dello spirito avventuriero, un po' tutto l'insieme di quello che poteva rappresentare all'epoca il deserto. Perché Certo. penso che forse all'epoca non c'era ancora neanche la Parigi Dakar, perciò Sì, ma c'erano. Era un periodo che andava un po' di moda fare queste robe qua, no? Queste sì, anche avventure la moto, pensate con le moto piuttosto che con le auto, con le Jeep. C'è stato un periodo che sono mode che passano, certo. no? Ecco. Bene, Teneré Paco Rabanne, che lo ricordi in negozio, l'hai avuto come distribuzione? Me lo ricordo abbastanza bene, me lo ricordo come un insuccesso. Tra Mm. l'altro ti dirò, poi avrò una cosa da farvi vedere, non era neanche più il distributore originario che era Sirpea, che è stato il primo distributore di Paco Rabanne, ma era già la Unilever, perciò eravamo già in proiezione
Atkinson in proiezione, poi quello che sarà poi adesso Puig, che è giustamente proprietario del marchio e che ha passato alla distribuzione in anni in cui non faceva distribuzione in profumeria, poi alla fine adesso a distanza di 40 anni è tornato a distribuire i marchi principali di sua proprietà. Quindi questo è stato il primo Paco Rabanne distribuito da Unilever, Unilit. Sì, è stato primo Unilever, insomma, però te l'ho detto, veramente un pochettino sottotono, cioè si comperava perché Paco Rabanne, quello è il fatto, dovrebbe essere una garanzia, non so, è come adesso tu compri un Guerlain e sai che è Guerlain, però purtroppo poi alla fine ti trovi in mano il figlio illegittimo di Guerlain, tutto qua. Cioè, E bisognava un po' questo spingerlo, dici, questo sì, profumo. bisognava spingerlo perché lo Zoccolo Duro era il Paco Rabanne Certo. Verde. All'epoca, abbiamo già fatto altre volte questo discorso. Sì, stiamo parlando dell'88, tanti uomini utilizzavano ancora il verde, c'è poco da fare. Appunto, cioè, utilizzavano ancora il verde, ma poi erano, diciamo, distratti da tante altre cose, perché l'88 c'era una miriade di marchi da uomo, forse cominciava, era Un po' di nel saturazione probabilmente anche, periodo no? dello splendore del Nino Cerruti, Certo. dell'Azzarò, Il Fahrenheit del nell'88, ragazzi. Fahrenheit, anche dei vecchi di Revlon, del Bragi, dell'Aramis, cioè Certo. erano Ah, nel suo piccolo anche Arrogance, che certo, nell'88 batteva un Arrogance. sacco, che era italiano, lo facevano Arroganza, qui a Milano. certo, i trussardi dell'epoca, tutte queste Rosati, cose qua. certo. Cioè, tu andavi ad infilarti in un mercato ed eri praticamente ti dovevi divincolare perché se no rimanevi effettivamente schiacciato. Certo, eri un volto nella folla, un volto nella folla. Perché la realtà era che avevi dei giganti intorno e tu dovevi cercare il tuo sentierino per riuscire a vivacchiare tutto qua. Ecco qua. Quindi una gamma che insomma non è andata benissimo, probabilmente giusto il primo anno qualcosa. Ma sì, sai, sì, questo è dipeso molto da noi altri venditori, propositori di fragranze, perché alla fin fine lo compri, però non è che lo compri per te, Marcus. Il commerciante lo compra perché in prospettiva deve venderlo e allora lo spingevi un pochettino. Però il riscontro del tenere non è mai stato un riscontro di quelli clamorosi. Cioè, proprio Certo. qualcuno non sa, no, ne ignora l'esistenza, tutto qua. Sì, Cioè, senz'altro, sicuramente. lo sappiamo noi che siamo topi di profumeria, però tanti altri non sanno neanche di tenere, ma che No, cos'è? assolutamente, è roba per pochi, è roba per feticisti. Bene, allora facciamo vedere qualche prodotto. Allora, tu hai qualcosa da farci vedere e io Allora, anche. io eccolo qua. Io ho questo che non è assolutamente è un profumo, è una emulsione dopo barba. Infatti, dietro c'è scritto distribuito da Unilit, Unilever Italia, Sì. ed è questo. Questa emulsione dopo barba, guarda, l'ho tirata fuori oggi perché è un po' negli scaffali del dimenticatoio. Tra Ah, l'altro, ti dirò che che l'ho bello. aperta. E a differenza di tutte quelle cose che nascono adesso, emulsioni che se tu le tieni lì dopo 6 mesi, un anno, le Sono già apri ricce. fuori, cioè praticamente oltre ad essere rancido, non sono neanche più emulsionate, sono decomposte. È Questa ha vero. perso un po' di profumo, però nonostante tutto, diciamo, la viscosità, la gelatina è ancora uguale. Cioè tu pensa che questa ha più di 30 anni. Sicuro. Ma no, va quasi 40 ormai, cioè, ti rendi conto? Sì, Pazzesco, 88. pazzesco, 88, beh, 35. Punto. Pazzesco, pazzesco. Pensa un po' al trampoletto di mio figlio. No, poi tra l'altro è molto bello il packaging, eh? Molto Molto bello, molto bello ben fatto. perché bel packaging. Che tra l'altro ti dirò, se lo guardi bene, riprende un pochettino anche questi ultimi, vabbè, che ha fatto
Paco Rabanne ha fatto questi burattini. Ah, questi burattini robot terribili. Bravo, cioè Questo è molto bello. come pezzo di design è anche un bel pezzettino questo qua di Ma design. cavoli, cavoli, bello da Ben tenere. fatto, fatto molto semplice, molto bello, No, no, bello. molto bello. La scatola logicamente rappresenta un pochettino quello che può essere forse le piste Delle... del deserto, non So. so quello che Sì. voglia rappresentare questa cosa, cioè, poi sai, sulla rappresentazione dell'arte ognuno ha le sue fantasie, cioè. Ah, ricordiamo che ci fu, perché poi ho visto anche su YouTube, c'è stata anche la pubblicità televisiva di Tenere proprio nei circuiti nazionali, proprio. Quindi Rai Canale 5, così faceva proprio pubblicità del profumo e faceva vedere appunto un deserto e la nuova fragranza di Paco Rabanne, Tenere. Ecco, io ho da mostrare invece le eau de toilette in vari formati, c'ho anche il deodorante. Però prima leggiamo il bugiardino, eccolo qua, presente nelle confezioni, e in modo che possiamo leggere quali erano i prodotti. E qua dice uno speziato fiorito, ecco qua parla, dice una nuova famiglia di fragranze che, scusate, è troppo piccolo per me, io non, mai non riesco più a leggere niente, stupisce per la sua complessa e impetuosa armonia. È scritto veramente piccolo, perdonate, io ho bisogno degli occhiali. Allora, c'era deodorante, stick deodorante, poi c'era uno shampoo doccia, poi c'era il sapone profumato, quindi la saponetta nella sua scatolina, poi c'era la schiuma da barba con una formula arricchita, poi c'era una lozione aftershave e poi un gel protettore aftershave, che probabilmente è quello che hai tu. Questo qua. Esatto, questi qui sono i prodotti presenti, cioè presentati nel 1988. Parto dalla Eau de Toilette, questa qui era proprio la massima espressione di Tenere, il 200 200 ml splash. Bella, bella. Questo qui lo avrei avuto sicuramente in negozio all'epoca. Sì, perché Marcus gli splash all'epoca andavano, cioè, vedi Qua. che riprende la forma del tubetto che ti ho fatto vedere io Sì. con le scanalature, e il tappo, Paco Rabanne, tutto. Paco Rabanne, Questa serigrafato proprio così in rilievo. Poi, tra l'altro, ragazzi, guardate la bottiglia. Guardate che meraviglia! Con la scanalatura, addirittura con una lavorazione che rende specchiato il vetro. Questa roba deve essere costata ai tempi, eh? No, ma Marcus, vedi che anche all'epoca, nonostante tanti dicono vintage, 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 però erano avanti anche nel gusto del Certo. fare cose. Questo, se lo consideriamo adesso, è un pezzo di design, un po'. Assolutamente, Cioè, assolutamente. cavolo, cioè, adesso, viste le bottiglie che fanno ora, che o sono minimaliste, in cui praticamente non c'è nessun rilievo, nessun niente, con questi bella, con questi tappi di plastica. Cioè, guarda questo tappo. Tra l'altro, questo tappo ha una particolarità che ha scatto e tra l'altro viene anche spiegato nel bugiardino che mi fa vedere come aprire il flacone a gocce oppure come aprire il flaconcino che hai appena fatto vedere tu. Cioè, Certo, sì. guardate che Madonna, cioè qui c'è veramente da muoversi di fronte a tanto. E qui ho anche, oltre al 200 ml, che era il pezzo ovviamente più bello, più caro, abbiamo il 100 ml e il 50. 98 euro. 98 l'ho pagato questo, sì, però me lo scontò. Vabbè, bello, Me lo scontò. bellissimo. Perché ho comprato tutti e tre i pezzi e allora mi ha fatto uno scontone. Erano gli ultimi tre, una profumeria a Como. Che Ah, la purtroppo famosa profumeria. eh sì, esatto, questa qui, ecco, beh, infatti questo qui è il 100 ml, appunto, con dentro il bugiardino, ecco qua, questo è il 100 ml, vabbè, però è la stessa cosa ovviamente. Beh, ragazzi, buonissimo.
veramente Ma molto sì, buono. cioè, non Bel è... floreale, eh? Bel floreale intenso. Ma appunto, perché lo dice fiorito speziato, certo che è un fiorito speziato, perché c'è del gelsomino, c'è del garofano, c'è del rizoma di iris, però logicamente speziato con un po' il cuoio, patchouli, guarda, hai anche lo spray. Questo qui invece è il deodorante spray, Pensa però è che uno bello. spray non in bomboletta, ma in vetro spray no Sì, gas. perché già all'epoca, Marcus, già all'epoca c'è stato un momento in cui non si volevano più. Ti ricordi quando avevano messo al Perché piava bando, l'ozono. bravo, che non si poteva neanche più usare la lacca per i capelli, no? Sì, Che dicevano che che mettevano quelle lì brava. che si Sì. incollavano. Cioè, all'epoca già speculavano con quello, Sì. adesso speculano con altre cose, comunque tanto. Hanno rotto 88, 89, 90, hanno rotto questa storia del gas, poi hanno Sì, trovato il gas certo. propellente che non bucava l'ozono, hanno ripreso a fare le bombolette. Tanto una ruota che gira, alla fine le Sì, storie si assolutamente. ripetono Adesso ci sempre. sono le auto elettriche, all'epoca avevamo le bombolette che facevano male al mondo. C'è sempre Bravi. qualche nemico. Certo, i nemici ci sono sempre. Poi i nemici della profumeria ce ne parecchi. Di una gran bella profumeria, eh? Ci dice da avere veramente un po' di Belli. nostalgia per queste creazioni. Beh, cioè, in questo caso mi dispiace che di dover parlare di un flop, perché questo è un profumo che secondo me avrebbe meritato maggiore attenzione, eh? Ma sai, noi purtroppo stiamo percorrendo una strada in cui oramai è una strada del rimpianto Questo è vero. soprattutto perché le materie prime erano diverse, Marcus, guarda te questa qua, cioè non, è logico che era un mondo in evoluzione, era un mondo in cui ci si scoprivano certe cose, ma soprattutto tutti cercavano di fare delle cose di qualità, Certo. specialmente i marchi canonici, quelli che avevano già avuto successo in profumeria. Che poi, non nascondiamo, di schifezze ne sono uscite anche all'epoca, Marcus. Certo, Cioè, sì. noi poi un bel giorno faremo una puntata del trash in profumeria, di Molto quello volentieri, volentieri. che non, veramente non doveva mai essere creato. Assolutamente, sì. Proprio questo, però ti dico, personalmente le aziende, anche se sbagliavano i tempi perché creavano delle cose troppo futuristiche, fondamentalmente la materia prima è una materia prima buona, perciò Questo sì. non si sbagliava, Marcus, è quello. Cioè, il rimpianto è questo, il rimpianto di aver perso tante fragranze che, se fossero riproposte tale quali al giorno d'oggi, secondo me farebbero impallidire anche tutti questi qua che ci sono Certo, adesso. certo, Perché certo. purtroppo la gente si rifugia nel nuovo, nel creatore, perché pensa che il creatore si sia creato un alone di perfezione di questo e di quell'altro. Pur capendo tutti noi del settore, anche quelli che non sono al di fuori del settore, che tanti creatori lavorano bene e tanti lavorano con i piedi. Eh sì, Purtroppo quello, certo. il mercato purtroppo è quello. Cioè, non è che lo puoi cambiare e neanche puoi fare il gladiatore che arrivi lì, ammazzo questo, ammazzo quell'altro. Il diritto di lavorare, di vendere, che è per tutti. Sta al consumatore a scegliere e capire. Però se uno ha una buona base e riesce a capire cosa c'era all'epoca e cosa c'è ancora adesso di valido, penso che non si lasci infinocchiare tanto. No, Guarda, è quello. assolutamente. Volevo chiederti un'ultima cosa, poi concludiamo questa puntata. Nel 92, quando sei entrato ufficialmente come proprietario della profumeria, questo tenere lo avevate ancora in stock o era già smaltito? Ah, ne avevo ancora qualche pezzo perché allora sai, non è che andava via tutto, cioè c'erano ancora parecchi pezzi di questo, di altri marchi, tutte cose, insomma, Qualche giacenza, rimanenza. erano un po' tutti i rimasugli. Questo che ti ho fatto vedere è un rimasuglio, cioè Sì, un rimasuglio sì, sì, sì. dell'epoca. Però, insomma,
era già sulla fase calante, tutto qua. Certo, Era, certo. ti dirò, mi ripeto, era ancora valido il vecchio Paco Rabanne verde, e questo andava a spinta, cioè eri bravo, però se eri bravo lo vedeva qualcuno, tutto qua. Certo. Bene, allora possiamo concludere questa puntata speciale Paco Rabanne Tenere. Salutiamo il pubblico e grazie a te, Gianni. Grazie, grazie a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao.